Amici di Stylist, benvenuti ad un nuovo appuntamento con le nostre Week News. Iniziamo subito con le notizie di cronaca, con la particolare scoperta avvenuta a Pompei. Una tomba particolarissima, ma anche un'iscrizione dalla quale arriva la prima conferma che nei teatri della colonia si recitava anche in lingua greca. È ancora una volta una storia affascinante, piena di mistero, quella che arriva dall'ultima straordinaria scoperta del Parco Archeologico di Pompei, riportata alla luce grazie anche alla collaborazione con l'Università di Valencia. Le condizioni di conservazione del defunto all'interno della tomba sono davvero straordinarie. Conserva ancora la testa ricoperta di capelli bianchi, un orecchio parzialmente conservato, così come piccole porzioni del tessuto che lo avvolgeva. Notizie dal mondo. Con la ripresa del potere in Afghanistan da parte dei talebani dopo 20 anni, si riaprono scenari umanitari, politici ed economici che coinvolgono tutto il mondo. Per le strade di Kabul c'è paura, anche se il nuovo regime rassicura gli afghani sul pacificare il paese. Gli Stati Uniti stanno rafforzando il cordone di sicurezza intorno all'aeroporto di Kabul. Sono ancora migliaia le persone che cercano di lasciare la città, dove secondo alcuni testimoni i talebani setacciano casa per casa in cerca di presunti oppositori, donne o filo occidentali. TV. È fortemente emozionato Maurizio Costanzo nel ricordare Gino Strada, il fondatore di Emergency, scomparso a 73 anni, con il quale ha vinto tante battaglie in nome dei diritti. Gino Strada arrivò in televisione nel 1993-94 al Costanzo Show per lanciare una campagna contro le mine anti-uomo. Era addolorato per le sorti dei bambini del Nord Africa che venivano mutilati. Quella campagna ebbe successo e fu solo la prima di tante. Nel ricordo di Costanzo, Gino Strada è un uomo che ha fatto del bene al mondo. A Strada, Costanzo dedicherà l'apertura della 40ª edizione del Costanzo Show al Via a novembre su Canale 5. Spettacolo. Sean Penn, due volte premio Oscar, nato a Santa Monica il 17 agosto del 1960, è uno degli artisti più apprezzati e famosi di Hollywood. Celebre anche per le sue relazioni con Madonna, Charlize Theron, si è spesso impegnato in difesa dei diritti degli omosessuali e dei migranti. Il cinema è una questione di famiglia per il giovane Sean. Il padre Leo, scomparso nel 1998, ha avuto una carriera da attore e regista ed anche la madre è stata un'attrice. Dal canto suo, Sean esordisce nel mondo dello spettacolo a soli 14 anni, in un episodio della serie La casa nella prateria, e la sua carriera da quel momento spicca il volo. Concludiamo le nostre Week News con lo sport, con una notizia che arriva dalla Formula 1, la quale non correrà in Giappone nel weekend del 10 ottobre per il Gran Premio di Suzuka a causa delle difficoltà generate dalla pandemia di Covid-19. Dunque, dopo la cancellazione degli appuntamenti di Singapore e di Melbourne, a saltare è anche il Gran Premio di Giappone. Grazie per l'attenzione, amici di Stylist, e arrivederci al prossimo appuntamento con le nostre Week News.